Io e Montesi siamo andati a Barcellona e abbiamo provato a fare una vacanza 5 stelle contro una vacanza da 1 stella, provando hotel, cibo e molto altro. Commentate con un altro posto del mondo per andare a fare la stessa sfida. Siamo pronti per partire. Pensa Terminal 1. Sto in after, regà, mi faccio una bella dormita che altro che Barcellona. Mi risveglio in Argentina. Io sono super fresco, freschissimo. E sposa Edoardo e Alessandro Montesi, eh. Ti è che lusso, che te porto. Il mio lifestyle giornaliero. Classico, proprio tutti i giorni devi così. Senti un attimo, però noi siamo qui per fare un esperimento. Vediamo com'è la vacanza 5 stelle e la vacanza 1 stella. Quindi adesso... Guarda caso. No, adesso stiamo andando in un bellissimo hotel, 5 stelle eccetera. Però c'è anche un'altra prenotazione. Ok. A un hotel 1 stella. Facciamo vedere la differenza di prezzi. Dai, una galleria. Non c'è la luce. Vabbè. Una stella. Questa ecco, è luce 1 stella, hanno capito. Oh, la zona non è per niente male, eh. L'importante è il viaggio. Siamo arrivati nell'hotel 1 stella e questa è la zona. Non ci hanno ancora rapinato. Vamos, dovrebbe star qui. Dovrebbe essere. È quello lì. Oh, King! Gli mancavo così tanto che è venuto a Barcellona solo per me. 20° piano. Stanza 2003 è la nostra. Stiamo girando intorno perché non troviamo un hotel. Che poi in realtà è un ostello, da quello che ho capito. Sì. Vediamo. È questo, vai. Vuoi fare un tatuaggio? Ecco che è proprio qua dentro. Non è che ecco. C'è l'entrata. Dovrebbe essere questo, raga, però boh. You know where this hotel is? Because we can't find it. È preoccupante che neanche il barista sotto questo hotel sappia che esiste un hotel del genere. Vai, apro, ti faccio il tour della stanza anche se nemmeno so. Vai. Quindi farò finta di sapere ogni singola cosa. Eccoci qui. Tour della stanza. Abbiamo una cassaforte, del tè, un frigo bar, ecco qua. Qui c'è il continuo della stanza, come puoi vedere. Ok, raga, siamo entrati. Lo giuro, è un escape room, eh? Altro delle esplorazioni di Riccardo Dose qua. Questa è la vera esplorazione. Vai, olè. 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 Ok. Eccoci qua. Fammi fare il room tour di questa stanza. Finito. 220 euro. Fammi vedere cosa c'è fuori. Cosa c'è? Ah. Questo è il fuori. Bel balcone. Che puzza. Con vista. Ah. Peccato che non c'è il balcone. Questo è il bagno. Ah, con la vasca, stupenda. Hanno il bidet, bravissimi. E hai anche un telefono se vuoi chiamare qualcuno a casa. Poi abbiamo anche la piscina e la palestra. Tantissime cose che adesso non andremo a vedere perché voglio solo uscire a farmi una camminata. Senti un attimo, non voglio essere sgarbato e non voglio che le persone che vedano questo video pensano che sono un po' viziato. Ma quanto torniamo nell'hotel 5 stelle? Ma senti un attimo, perché abbiamo un lavandino in camera e non abbiamo un cesso? E il bagno è con queste. Esatto. Queste sono le chiavi del bagno, penso. O vai, della stanza. Andiamo, andiamo. Andiamo a vedere. Spegniamo la luce, la sicura luce. Guarda. Ok. Ok, ok. Questo è il nostro bagno. Vedi se c'è un morto qua dentro? No, ok. È occupato. Beh. Più o meno grande quanto il mio braccio. Palesemente uno si è comprato una casa gigantesca e l'ha divisa in stanze. Sì, ovviamente, ovviamente. Dentro un palazzo. Quanto è che hai pagato? 220 euro qua, no 205. Tantissimo. Ma ci sta qui dove si fa colazione? Ah, vuoi un tè? No. Ah, questa zona è già mezza carina, eh. Questo è un appartamento diviso. Comunque raga, io mi sto divertendo con poco perché noi stiamo a Barcellona per fare questo video e fare tantissime cose belle. Ma su Instagram sto dicendo che mi trovo a Napoli e sto facendo tutte cose napoletane, tipo caffè, mangiare la pizza eccetera. La gente ci sta credendo e io mi chiedo, nel 2022 come fa la gente ancora a credere a quello che dice Sespo? Però vabbè, a parte questo, ci siamo presi un bel caffè, ci mettiamo in questo bel tavolo con vista mare. C'è televisione! Vedi se è Smart TV. Vabbè dai, il telecomando funziona. La TV no. Però cioè, state dubbiotte. Dubbiotte veramente greve, mamma mia. Che incubato di presa. Questo è il ristorante più votato su TripAdvisor. E è italiano. Ed è italiano, stranamente. Ok raga, giustamente io non ci avevo pensato che i posti 5 stelle migliori su TripAdvisor sono tutti prenotati. E abbiamo la prenotazione per domani. Quindi adesso ci tocca andare sull'1 stella. Cazzo, e far vedere le differenze. Vado a comprare una crema solare che mi sto. Ah, vai, fai vedere la gamba. Ah, non si vede tanto. Oh, sì che si vede. Aspettative per questo posto 1 stella? Le recensioni sono tutte
tutte pessime, pure in italiano, quindi bene. Mai visto posto più brutto, personale addirittura maleducato e cibo di bassa qualità. Fritture oleose e pesanti, evitare gente, evitare. Ma noi non possiamo evitare, andiamo. Outside, andiamo fuori. Ok, ok. Allora, raga, abbiamo trovato questo posto. E assaggiamo. Il posto è questo. Meno male che ci hanno detto che c'era un posto fuori, perché almeno è un po' più carino, dai, fuori c'è il sole, è bello. Ok, raga, tutte le cose stanno sui 3-4 euro. Vediamo cosa potrei prendere. Ecco qua la cosa interessante. Una bella pizza margherita a 8 euro. Ok, raga, sembra la hit. Non ci credo proprio. La pasta fresca e le nostre lasagne sono 100% casereccio. E quindi? Perché ridi? Tutto casereccio. Tutto casereccio? Perché ridi? Che vuol dire? Niente, bro. E perché hai dovuto precisarlo? È un'ottima cosa, no? Ah, è vero, è vero. Un pizzico di zafferano ed il tartufo fresco grattato al momento davanti a voi. Se hai bisogno d'aiuto, io mi chiamo Dani. Ok. Benvenuti. Grazie mille. Grazie. Ok, arrivate le bruschette e sembrano deliziose. Sembra deliziosa, proprio da come l'hai morsa. Ti arriva dopo, bro. Capisco perché tutte le persone hanno scritto che questo posto è veramente italiano ed è una hit. Sti gnocchi alla bolognese non è che mi ispirano molto. Anzi, diciamo tutta la pasta in generale non è che mi ispiri molto. Una cosa pazzesca è che c'hanno anche la ciotola per i cani. Quindi se King fosse stato con me, stava qui a mangiare anche lui. Anche le focacce bollenti. Me la tengo per la cacio e pepe, così faccio la scarpetta. Ok, la nostra pizza è arrivata. Palesemente surgelata secondo me, però facciamo finta di nulla. E questa è la pizza di monte. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Prima cosa, non abbiamo posate. Ah, non abbiamo niente. Vabbè, c'ha la pizza si mangia con le mani, dai. Vai, assaggia prima te, dimmi che ne pensi. Scotta, questo microonde gli ha dato proprio. Si mangia, si può mangiare, dai. Capito, amici napoletani che ci state vedendo, Monte dice che si può mangiare. Queste sono le poco peggio di quelle che compriamo in Bloghouse a 1 euro l'una e mangiamo solo quelle. Surgelate 1 euro l'una e le mettevamo in forno. Poi sopra avete questo. Ok, l'odore è spaventoso, sembra pazzesco. Assaggiamo sta cacio e pepe. Potrà sembrare ripetitivo, ma si merita il 5 stelle. Il pranzo è costato quasi 60 euro, però io penso che quando mangi bene ne vale la pena. Io pensavo di più. Guardate, abbiamo preso tantissime cose. Si vede la differenza di un posto 5 stelle e 1 stella sul TripAdvisor. Questo pranzo è costato 22 euro. Mentre stavamo camminando per andare verso l'hotel, mi sono girato e ho visto questa. Vai, io sto bene, sono pieno. Male proprio. Ma è un pizzaiolo italiano, no? Vedi, c'è una mosca sopra. Si vede? Eccola lì. Sì. Famo sto test. Una gomma, assaggiala. No, quei funghi non l'assaggio. Allora, raga, dobbiamo cambiare su TripAdvisor e mettere che in realtà questo è quello peggiore. No, raga, ve lo giuro, non so dirvi il sapore preciso. Non è il caso. Non è il caso cosa? Devi andare con la maglietta finta di là. Ma non è finta. Cosa ti fa capire che è finta? Qui a Barcellona c'è un grandissimo mercato del fake. E noi, giustamente, dobbiamo provare le cose 5 stelle e cose 1 stella. Quindi, nel nostro hotel abbiamo proprio lo showroom di Adidas, perché noi siamo qui al festival grazie a loro. E questo cappello è vero. E adesso prendiamo qualcosa di finto per vedere la differenza. Amici di Adidas, mi dispiace, è solo un esperimento. Non la metterò mai, ovviamente. Anche perché queste bellissime forum le ho appena prese e sono pazzesche. Io non sono d'accordo. Io neanche. Infatti questa la butteremo subito, ragazzi, eh. No alle cose contraffatte. Questo è semplicemente l'esperimento che stiamo facendo. Per il Primavera Sound stiamo con Adidas. Io stasera andrò così. Non t'ha mai retto. Stand dedicato per noi di Adidas. Anzi, per noi di Abiash. Andiamo nello stand, dai. Come sto? Benissimo. Forum vere, calzini veri, pantaloncini veri e maglia Adidas vera. Mi raccomando, non comprate cose contraffatte. Il mercato del fake è sempre più presente, ma non va finanziato. Io ho comprato la maglia solo per la clip del video, ma come potete ben vedere l'ho distrutta subito.